Buongiorno a tutti. Allora, visto che non potrò partecipare alla maratona, ho deciso che comunque un mio segno lo volevo lasciare lo stesso. E quindi ho deciso di fare un video in modo tale da poter comunque partecipare anche se non proprio in diretta. E per questa maratona ho deciso di fare una decorazione natalizia un po' fuori dall'ordinario, perché non volevo usare i soliti economici colori rosso, bianco, azzurro, insomma, i classici colori natalizi, ma dei colori diversi. Infatti, partiamo con il gesso nero, giusto per. Cercherò di essere veloce, poi ovviamente mi metterò a stopperò il video quando ci saranno i passaggi di asciugatura, così almeno saltiamo la parte più, diciamo, più noiosa e il rumore dell'embosser e niente, proviamo a vedere come va fatto con il video. Non ho mai registrato un video con la voce, nel senso che di solito io registro e poi monto i video con la musica, per cui perdonatemi se sarò magari a volte un po' ripetitiva, se mi vedrete un po' titubante, ma sono un po'. Non sono propriamente nella mia comfort zone, quindi è una nuova esperienza questa, quindi vediamo cosa ne viene fuori. Allora, ho pensato appunto di fare una decorazione natalizia a modo mio, un po' a Nightmare Before Christmas, giusto per spoilerare un pochino i colori. Allora, in pratica userò il gesso nero e poi lavorerò con degli acrilici, un acrilico azzurro e un acrilico argento metallizzato. E poi probabilmente, ma adesso vedo a lavoro finito, vedrò di mettere magari qualche spruzzettino di pigmento oro per dare dei tocchi di luce, perché comunque un po' di luce bisogna sempre darla. Bando alle ciance e cominciamo con il colorare le basi. Allora, io metto del gesso nero in modo tale da dare copertura a quella che è la base della tag. Ho usato tag di Yupla, questo è il set da 4. È questo set, il set tag sondate, ce ne sono dentro 4. Io ho utilizzato la più grande e la più piccola, le due intermedie le userò peraltro sicuramente, no? Ho pensato di fare questo. Allora, io quando utilizzo il gesso nero preferisco usarlo con una spugnetta, perché quando si va a stendere lascia comunque già una texture di base. Non mi piace vedere la spennellata liscia, a me piace vedere un po' questo effetto spugna, un effetto irregolare. E quindi, se vedete anche negli altri video che ho fatto per i vari progetti, bene o male, utilizzo sempre la spugnetta, anche perché tra l'altro è pure più veloce, perché come vedete in un attimo abbiamo fatto la base della tag, quindi è stata decisamente ricoperta velocemente. Allora, dopo questa prima fase andiamo a incollare. Allora, adesso un colpo di embossa glielo diamo lo stesso, eh? Tanto, scusate, ma qua ho un ingorgo di fili. Sto dicendo, andiamo comunque a dargli una girata di embosser per fare una prima asciugatura. Veloce, veloce, veloce. Così. Anche perché quello che, eccoci qua, è proprio velocissima, perché in realtà adesso io vado ad utilizzare le decorazioni, queste qui, e sono i rametti delle feste. E perché anziché stensilare utilizzerò, come già comunque ogni tanto faccio, utilizzerò questi legni come base e come struttura, quindi andrò ad incollarli con la colla a caldo e li fisserò sulla superficie, così almeno, adesso magari do un pochino più di asciugatura, così almeno andiamo a creare una texture che si asciuga subito, perché non avremo bisogno di aspettare tipo una modella impasto che si asciughi prima di poterci mettere sopra qualsiasi cosa, quindi diventa immediatamente fruibile la base. Quindi la mia colla a caldo si è scaldata nel frattempo. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire. La mia idea è di mettere questo e di appoggiare questa sopra con un piccolo spessore, e lo spessore sarà questo qui. Quindi l'idea è di mettere un ramo qui,
e un ramo qui sotto in modo tale che comunque si vedano una volta, e poi uno qui sopra, anzi mettiamolo sotto, no? Facciamo una cosa così, perché poi io qua metterò questo come spessore e metteremo sopra la nostra decorazione facendo questo movimento. Adesso vado a incollare le decorazioni e poi le andremo a ripassare di nuovo con il gesso nero. Non mi sto a preoccupare tanto della, diciamo, dei fili della colla a caldo, perché se ci sono fili meglio è per noi, perché sono un ulteriore punto di texture che si crea sulla base. Più texture ci sono sulla base, più abbiamo una base con un po' di movimento, per cui noi non importa se fa i fili. Adesso finiamo questi. Ok. E questo per prendere la colla. Arrivo, eh? Ovviamente. Allora, se a un certo punto sentite abbaiare, Emilo, che è qui con me ovviamente in scraproom, e ci sta che magari prima o poi si faccia sentire. Voilà. Allora, abbiamo creato la nostra base e andiamo a ripassare, anzi, mettiamone anche una sopra qui, che anche qui male non fa. Prendiamo questa e gliela incolliamo. Poi andiamo a ripassare nuovamente, come vi dicevo, il gesso. Aiuto. Anzi, per aiutare, allora, questa qui la lascerei così. Poi, vabbè, anzi, andiamo a ricoprire subito questa con il nostro gesso. Vedete, la spugnetta in un nanosecondo ne ha risolto il problema della copertura. E la mettiamo lì. Poi, qui io direi che oltre al nostro gesso nero e alla nostra texture fatta con le lineette, ci starebbe bene. Aspettate che, scusate, vi ho fatto ballare un po'. Ci starebbe bene anche un pochino di garza, perché non è un mio progetto se non compare la garza. Quindi direi di posizionarla. Partendo magari sempre dal centro, così do anche un pochino più di base d'appoggio per poi mettere questo. E non facciamo altro che andare a fare così, premere sulla garza per attaccarla. Non serve mettere collante perché già il nostro gesso farà da collante. E quindi lo lasciamo lì e andiamo anche a insistere sulla nostra decorazione. Passiamo sotto e poi glielo rincolliamo, almeno gli diamo anche un appiglio in più. Ecco qua, magari un po' qua sotto. Io uso le mani perché mi piace comunque anche poterci lavorare con le manine. Ci si sporca, è mix media e ci si sporca, va bene così anche. Voilà. Direi che adesso la nostra decorazione è coperta. Bisogna far asciugare soprattutto la garza, perché asciugando si tirerà e andrà a diventare bella rigida e quindi ci si potrà poi lavorare per far passare i colori. Quindi direi perfetto, vediamo un po'. Ok, abbiamo la parte lì, abbiamo parte qua, direi che ci siamo. Quindi do un'asciugata e a questo punto direi che ci vediamo tra poco quando avremo tutta la nostra base bella asciutta. Eccomi tornata, si è asciugato, qua è diventato rigido, la garza si è irrigidita. Direi
direi che è il momento di incollare il pezzo che andrà a sostenere la parte sopra e poi a giocare con i colori. Si può o giocare prima con i colori e poi mettere questa, però siccome voglio che ci sia un pochino più di... anzi no, facciamo così, giochiamo al contrario. Mettiamo questa e poi dopo ci lavoriamo con la base e poi andiamo ad incollare quella. Cambiamo le carte in tavola, tanto per cambiare. Perché dovete capire che io, nonostante possa sembrare altro, improvviso sempre, vado molto di pancia nei miei progetti. Lo dico sempre quando faccio le presentazioni, ma è davvero così. Io magari parto con un'idea e poi in corso d'opera la cambio. Adesso facciamo solo in questo modo per scurire anche la parte sotto, così poi quando andremo ad incollare comunque avremo una base comunque scura. Allora, cosa importante, allora adesso io ho usato il gesso e ho tenuto la spugnetta sporca. Adesso ormai siamo arrivati alla fine, quindi siamo arrivati al momento di finirla con il nostro gesso. Quindi io prendo la spugnetta e la vado a lavare. È importante andare sempre a lavare quello che si usa, soprattutto col gesso e con gli acrilici, perché altrimenti seccano. Infatti io qua sempre comunque anche un barattolo con dell'acqua per i pennelli, altrimenti rischiamo davvero di buttarli via. Allora, sposto anche la colla a caldo un attimo, lavo il pennello e sono subito di ritorno. Eccomi qua. Allora, adesso andiamo comunque a dare un'asciugatina qui sopra perché comunque abbiamo messo un po' di gesso. Voilà. Per lavorare, come detto prima, andiamo a lavorare su colori acrilici metallizzati. Farò una base. Vediamo un po'. Una base, io la farei un misto tra azzurro e argento, perché poi la parte sopra sarà uguale e magari qui la facciamo più sull'argento, per cui tenderei a stare più sull'azzurro sotto. Scusate, faccio più rumore con i braccialetti che altro. Cosa succede? Si deve prendere un pennello a punta piatta, che ovviamente non ho preparato, devo andare a prendere. Eccolo qua, un pennello a punta piatta e apriamo. Allora, questi sono colori metallizzati. Io tendo sempre a dargli comunque sia una shakeratina prima di aprirli. Ok, spray con l'acqua e semplicemente andiamo a prima spruzzare la base, perché almeno già comincia a scivolare il colore e non rimane troppo chiuso. Poi prendiamo il pennello bagnato, prendiamo il colore, usiamo questo qua nel tappo e lo appoggiamo sulla base, andando a prendere tutte le parti anche sopra. Poi ci fermiamo un secondo, prendiamo l'acqua, spruzziamo e facciamo in modo che il colore vada libero e felice lungo la superficie. Se non basta, altra acqua. Non abbiate paura di usare l'acqua. L'acqua e il mix media sono tanti, tanti amici. Adesso sposto un secondo il barattolo perché altrimenti sono un po' meno amici le mie mani e i barattoli. E andiamo ad asciugare poco per volta. Quindi si mette e si asciuga, si mette e si asciuga, fino a quando noi siamo arrivati a quella che è la colorazione voluta. Allora, questo è un colore metallizzato argento e blu, quindi già ha questa parte cangiante. Poi andremo ad aggiungere un altro colore blu, che è questo più scuro, così almeno andiamo un attimino a staccare di più, perché se lascio solo questo poi non ho troppo stacco tra quello che è il colore sotto e l'argento sopra, perché c'è molto argento in questo colore. Magari andiamo a pescarlo anche da qua che l'abbiamo shakerato. E continuiamo ad appoggiare. Appoggiamo. Qui non lo metto perché tanto andrei a sprecarlo visto che verrà completamente coperta. Poi ad aggiungere nero c'è sempre tempo. Se vogliamo poi aggiungere del nero,
possiamo tranquillamente farlo perché ok, qui io a me piace già com'è, per cui non sto neanche a farla scivolare con l'acqua, ma la lascio così e andiamo ad asciugare. Allora io faccio asciugare perché altrimenti vi terrei qui tipo 3 ore, se va bene. Potete anche far asciugare all'aria, ma io non c'è tanta differenza poi di colore, sia fatto asciugare all'aria che fatto asciugare con l'embosser. Quindi in questo caso direi che andare ad accelerare non va in nessun modo a inficiare su quello che potrà essere il risultato finale. E una minimo di base ce l'abbiamo. Sbrilluccicare direi che sbrilluccica. Aggiungerei qualche tocco, come vi dicevo, di scuro, perché ci sta anche bene. Poi lavoreremo su questo, ma in un secondo momento. Sempre una shakerata. Allora, questo qui, a differenza dell'altro, è un po' più duro, vedete, non è, cioè l'altro se facevo così me lo ritrovo sul tavolo. Adesso non vi so dire se è perché nel frattempo si è un pochino asciugato, però a noi non importa e lo usiamo così. Andiamo a recuperare un po' di colore e qualche tocco per creare del contrasto nei punti dove sappiamo che si vedrà, perché comunque andremo a poi a coprirlo per buona parte con la decorazione sopra. Quindi qualche tocchettino, io direi poca poca, in questo caso perché mi piace come è posizionato, e quindi metto poca acqua e sempre embosser. Purtroppo l'embosser è tanto amico del mix media. So che fa rumore, spero si senta la mia voce nel frattempo, a parte che non è che sto dicendo cose importantissime per il progetto. E via che ci sono. Eccoci qua. Direi che la nostra base ce la siamo preparata. Ora che cosa si fa? Ora andiamo a coprire. Quindi abbiamo la nostra decorazione che adesso esce fuori e andiamo a incollarla bene con il nostro, con la nostra colla a caldo. Io uso la colla a caldo perché è immediata, si possono usare qualsiasi tipo di colle, ovviamente colle forti, quindi colle che abbiano una presa molto molto salda. Di solito nel mix media si usano i gel, quindi non so, un soft gloss gel, un heavy body gel, che quello poi una volta che vi si asciuga non lo staccate neanche a piangere. Insomma, si usano queste tipologie di collanti. L'importante è che sia una colla molto 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 forte e resistente. Allora, colla a caldo mi permette di avere la decorazione già incollata. Se usate dei gel, ovviamente hanno dei tempi di asciugatura e quindi di incollaggio molto più lunghi, che da una parte è una cosa positiva, perché se io adesso per esempio dico però magari l'avrei preferita da un'altra parte, ma ormai è incollata. Col gel invece avete tutto il tempo, perché a questo punto sarebbe ancora mobile, avete il tempo di prenderla, staccarla, riposizionarla, per cui dipende anche da come volete fare. Sicuramente i primi, chi si approccia al mix media, probabilmente la cosa più facile è avere una riposizionabile. Perché? Perché la decorazione è la parte più difficile, e avendo la possibilità di riposizionarlo più volte sicuramente è più semplice da gestire, perché potete comunque farlo. Però lì, come in tutte le cose, è una questione di abitudine. Io adesso direi che utilizzerò ancora l'azzurro scuro nella parte sopra, soprattutto qui di fianco, e poi andrò a far uscire questa parte con questo metallizzato. Quindi prendo sempre il mio pennello, una bella spruzzatina e andiamo a utilizzare l'azzurro. Dobbiamo sporcare, col mix media si sporca, non si colora principalmente, ma si sporcano le decorazioni. C'è chi colora anche benissimo con il mix media. Il mio è più una macchia, perché sul colore ho ancora tanto da imparare e tutto, quindi mi piace che sia un po' il colore a prendere vita piuttosto che essere io a comandarlo.
mi piace molto lasciarla andare. E quindi adesso asciughiamo. Vedete che penetra nel nero, si smorza un pochino, però abbiamo comunque una colorazione. Eccola qua. Quindi questa ci siamo, perché anche qui contiene delle parti di argento e se vedete escono tutte. Io direi che per stemperare un pochino questo colore e magari togliere un po' il metallizzato, ci starebbe bene qualche tocco qua in giro di un colore non metallizzato, che adesso vado a prendere. Voilà, questo qui è un colore più pastoso, si chiama anche impasto. Lo vado a mettere un attimino qua, lo andiamo a stemperare con l'acqua questo, perché comunque è un colore, come dicevo, pastoso, quindi ha bisogno di essere assolutamente bagnato, se no non lo stendiamo. E facciamo qualche tocco in giro anche qua sotto. Voilà. E asciughiamo. Scusate se non parlo mentre uso l'embosser, ma sarebbe quasi inutile, spero mi sentiate, giusto per non lasciare il silenzio di tomba. Eccolo qui. Vedete che già mettendo un effetto più matte cambiano già le cose. Proprio un effetto diverso. Aggiungerei un pochino di matte anche qui sopra. E basta. E ci siamo. E asciughiamo. Ok, diciamo che sta cominciando a prendere forma la nostra decorazione, è anche già belli che quasi finita. Adesso andiamo ad aggiungere qualche particolare nella parte sopra, così da aggiungere qualche altro tocco per andare a far staccare e per insomma per rendere un pochino più ricca. Torno tra poco. Rieccomi. Allora, intanto stavo pensando un po' come concluderla e ho deciso di lasciarla molto semplice, perché secondo me a volte è bello far parlare anche i colori. E quindi che cosa faccio? Innanzitutto li metto uno di questi, un legaccio, vado a prendere un punteruolo. Eccolo qua. Quindi semplicemente un punteruolo per far passare il mio filo, se riesco, nel foro. Ce la posso fare? Ok. E così. E fissiamo. Fissiamo, basta tirare. E dovrebbe venire. Non vorrei spaccare tutto. Il bello della diretta. Su. Ok, ce l'abbiamo fatta. Volevo evitare di tirare troppo per trovarmi in mano tutto. Ci siamo.
ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo si sì, anche ah, pulisco. Magari se si pulisce il piano di lavoro quando si fanno le cose si evitano questi problemi, che poi non è neanche un problema, appunto. Diamo una tagliata e abbiamo risolto. Andiamo a tagliare il pezzettino, che tanto era comunque in eccesso. E il problema del colore non c'è più. Allora, abbiamo la nostra tag pronta con la sua decorazione. Se poi volete appenderla all'albero, basta fare un nodo per avere. E andiamo a finirla, perché così ovviamente non è finita. Quindi prendiamo garzettina e la scritta Christmas Time, che mi piace tanto. La decentro un po' perché mi piace avere le cose decentrate e la lascerei in questo modo. Così facciamo il nostro angolo. Abbiamo l'angolo con le decorazioni e la scritta che segue questo angolo. E la voglio lasciare così perché mi piace lo stacco e perché a me il colore del legnetto piace tantissimo, quindi mi piace veramente, veramente tanto. Vado a mettere un filino di colla. Intanto si è spenta. Aspettiamo che rivada la colla, quindi metteremo un filo di colla qui e questo. Mentre aspetto che la colla ritorni funzionante, vado a prendere un'altra cosa, anzi ce l'ho già qua in realtà. Voglio mettere qualcuna di queste. Queste sono delle piccole sfere, polistirolo duro, chiamiamolo così, in realtà non so bene che materiale sia, però mi piace molto come finitura per i miei lavori, perché va a dare tridimensionalità, stacca un po' col bianco, perché comunque noi abbiamo usato colori scuri, quindi andiamo a dare una staccata col bianco, un po' come se fosse la neve, mettiamola così, un effetto nevicata, e quindi ci sta. Non ho usato l'argento perché effettivamente utilizzando questi due colori che all'interno hanno anche l'argento era superfluo. Se voi non avete colori metallizzati, potete usare un colore azzurro e se avete un argento lo mischiate insieme. Quindi prendete proprio l'argento, l'azzurro, li mischiate insieme e tirate fuori questo colore metallizzato. Vediamo se adesso è ripartita. Sì, che è ripartita. Allora, vado ad appoggiare la mia garza e metto un pochino di colla sul retro della scritta. Ripeto, io uso la colla a caldo, voi utilizzate il materiale che ritenete più opportuno. Adesso aspettiamo che finiscano i fili. Ok. E andiamo a mettere le nostre sferettine. Come si mettono le sferettine? Le sferettine si mettono utilizzando una colla che asciugandosi diventi trasparente. Io ho una colla apposta, un gel apposta che utilizzo ed è il soft gloss gel o il soft matte gel. Di solito uso il soft gloss gel. Però potete utilizzare anche la colla vinilica, quindi il classico Vinavil, e andate a fare quello che io faccio adesso con la mia colla. Potete farlo tranquillamente con il Vinavil, perché comunque è una colla che asciugandosi diventa trasparente, quindi l'effetto è lo stesso e comunque è una colla che attacca, quindi va benissimo anche come collante. Questo è il mio e si fa semplicemente, perché devo aprirlo cercando di non spargerlo in giro dappertutto. Anzi, già che ci siamo, visto che è sul tappo, evitiamo anche di sporcare proprio il barattolone. Si prende un pennello, si prendono, io le metto dentro in una ciotolina per praticità. Quindi andiamo nient'altro che a bagnare il pennello, intingerlo di colla. Quindi voi nel Vinavil, se c'è il Vinavil, io questa. Andiamo a mettere intanto uno stratino di colla dove vogliamo andare a posizionare le nostre sfere. Poi rimetto il mio pennello, vado a prendere le sfere e semplicemente proprio le appoggio a sentimento, ok? Cercando di, io ho l'idea quella di dare una diagonale, quindi farò la diagonale.
quando si asciugheranno rimarranno totalmente ferme. Ok, adesso queste qui sono rimaste lì. E le riappoggiamo, perfetto. Ok, poi ancora la nostra colla. Andiamo qui. Colla, abbondate pure di colla, tanto si asciuga e diventa trasparente, ma almeno le vostre sfere non si muovono. Potete anche, come alternativa, prendere le sfere, metterle dentro nella colla e poi andare a posizionarle. Ma però ce ne sono un po' troppo. Qualcuna qua, quindi l'importante è fare in modo che abbiano dentro della colla, in modo tale che poi una volta asciutto questo qui ci mette un po' ad asciugare, non è immediato, per cui ci vorrà parecchio. Vedrete l'incollatura definitiva il giorno dopo, insomma. Cioè, io adesso lo sto facendo di sera, quindi dico domani. Voi se lo fate la mattina, lo vedete al pomeriggio. Però questo è un effetto che a me piace tantissimo. Adesso direi che ne metto un pochino anche qua sotto. Questo incolla anche sulla garza, come in questo caso. E lasciate pure che qualcuno vada anche in giro. Direi di non abbondare comunque troppo, giusto per dare un po' di bilanciamento. Ci siamo. Ora, anzi, magari un puntino, vediamo un po' se metterne un puntino anche qua. Proprio puntini. Sì, direi che ci siamo. Basta. Così. E stop. Spostiamo. Allora, soprattutto quando si lavora con queste colle, questo subito dentro nell'acqua. Così evitiamo di buttare via un pennello. Adesso tappo il mio gel perché così evito che mi si secchi. Allora, in questa fase, se volete aggiungere dei glitter, è il momento giusto per farlo, perché avete la colla la colla appena passata, per cui il glitter aggrampa bene, in termine tecnico, aggrampa. Io quasi quasi un pochino li metterei, anche se ho tanto, già tanta luce, però giusto un paio per farli staccare un pochino. Siccome ho già sotto un glitterato chiaro, comunque un colore, un acrilico con delle pigmentazioni sul chiaro, ho deciso di mettere un glitter sull'argento scuro, ma proprio poco 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 poco, nella parte dove abbiamo messo qua. Così lo facciamo sbrilluccicare un pochino. Stop. E l'ultima cosa che vado ad aggiungere è, per staccare proprio il colore, per richiamare anche un pochino la scritta, un pochino di questo Gleaming Gold, che non è nient'altro che una polverina, un pigmento dorato, ma un dorato che non va in qualche modo a coprire, ma rimane molto soft e di conseguenza mi va a dare dei colpi di luce senza essere invasivo. Si prende un pennello io utilizzo sempre dei vecchi pennelli come questi, che ormai sono duri, perché mi trovo bene con questi per prendere il pigmento. Poi ognuno col pigmento utilizzerà poi quello che con cui si trova meglio, e semplicemente dei tocchi. Allora, coi pigmenti io consiglio sempre poco alla volta, ad aggiungerci sempre tempo. Quindi adesso scarichiamo l'eccesso di pigmento perché almeno non andiamo a sprecarlo. Chiudiamo perché altrimenti va in giro, chiedetemi come mai lo so.
una spruzzata proprio poco. Qui non si deve far viaggiare, deve solo fissarsi. Prendiamo l'embosser e lo andiamo a fissare. Perfetto, come vedete, e provo ad avvicinarlo, vediamo se ce la facciamo. È rimasto appiccicato. Allora, come vedete, si è appoggiato al nostro lavoro, ma non si è espanso, quindi ha dato proprio dei tocchi di luce. Così andiamo a staccare anche in modo un po' cromaticamente anche il nostro, la nostra decorazione. E direi che adesso una cosa che faccio, però prima faccio asciugare bene. Vi faccio vedere che cosa andrò a fare. Allora, con un pennello piccolo e con il gesso nero vado a togliere un po' di colore, aggiungere un po' di nero dove mi sembra che ci sia troppo contrasto, tipo qui andrò ad aggiungere un po' di nero per fare in modo che stacchi un pochino di più. Allora, questa è una cosa in più, è una, diciamo, una sistemazione che viene fatta a posteriori di quella che è la base del lavoro. Io lo faccio spesso nei miei lavori perché andando spesso con acqua e facendo muovere molto il, diciamo, il colore, va anche magari sui bordi dove mi piacerebbe invece vedere il nero, lo stacco. Per cui semplicemente andiamo a aggiungere il nero dove abbiamo messo il colore prima. Paradossalmente, se voi avete fatto un lavoro e alla fine di tutto non vi piace, cioè se voi dite no, a me tutto quello che ho fatto, ovviamente magari prima di incollare palline e quant'altro, quindi una volta fatto il lavoro dice no, non mi piace perché pensavo avesse un effetto, invece ne ho un altro. Che problema c'è? Se prende lo stesso gesso con cui avete fatto la prima copertura, per cui se l'avete fatto col gesso nero mettete gesso nero, altrimenti col gesso bianco, se avete fatto col gesso bianco, e ricoprite di nuovo tutto. Ritroverete la base di partenza e da lì potete ricominciare tranquillamente a lavorarci su. Rieccomi. Ho lasciato asciugare leggermente quello che avevo messo prima e soprattutto quello che c'era come base sotto, per evitare di andare a, come si dice, di andare a mettere su qualcosa di bagnato, perché poi non prende il gesso. Di solito questi lavori e questi aggiustamenti vanno fatti il giorno dopo, a lavoro completamente asciutto, però i tempi adesso sono tempi più ristretti e quindi l'ho fatto subito. E come vedete la tag, facendo in questo modo, mettendo il nero dove fa stacco, si vede anche meglio. E direi che ci siamo. Voilà. Una, diciamo, una tag decorazione un po' diversa per Natale. Un po' Night Before Christmas, come ho detto all'inizio del video, e ci può stare, ci può stare. Spero vi sia piaciuta. Poi ovviamente, aspettate che sposto questo, magari lo vediamo un po' meglio sul Crafty Sheet. Potete anche decidere di mettere un altro filo qua, si possono mettere delle decorazioni aggiuntive magari qua sotto. Ho lasciato apposta lo spazio in modo tale che sotto, volendo, si possa mettere una decorazione. Si può fare un po' di tutto. Se uno vuole usarlo anziché come decorazione, come un chiudipacco per esempio, si possono, oppure decorarla anche e darlo proprio anche come regalo,
personalizzato, si può mettere anche una foto qua sotto, magari attaccata con una mollettina. Insomma, diciamo che oltre che una decorazione si può usare per più cose, quindi un quiddipacco, una decorazione, una tag proprio vera e propria, quindi un regalo come tag. Lì la fantasia sta a ognuno di voi, se vorrete ovviamente riprodurla. Si può anche fare solo con la parte sotto senza mettere la parte sopra, ma sapete che io di solito lavoro per strati. Che dire, vi ringrazio tanto per aver seguito il tutorial. Per qualsiasi domanda sono a disposizione, ovviamente non potendo rispondere in diretta, potete tranquillamente fare delle domande o farmi delle domande anche in privato e vi rispondo assolutamente per qualsiasi dubbio. Io sono sempre disponibile, quindi se avete bisogno non vi fate problemi a chiedere. Vi mando un bacione, grande grande, e spero vi sia piaciuto. Ciao ciao!